Questo è l'elenco delle serie di pacchetti software raggruppati secondo la logica tradizionale di Unix, quindi di Slackware, mediante questa schermata si può decidere di installare o non installare alcuni pacchetti. Allora, obbligatorio installare la serie A con il sistema base. Praticamente obbligatorio installare anche la serie AP. La serie D può essere omessa nel caso in cui non si debba fare uso di software per lo sviluppo di applicazioni, programmi, eccetera, quindi gli strumenti di sviluppo. Può essere disattivata premendo la barra spaziatrice, quindi deselezionando questa riga. Avendo parecchio spazio a disposizione, noi invece vogliamo mantenere questi pacchetti. La serie E contiene GNU Emacs, che è il famoso editor progettato e realizzato da Stallman, che manterremo perché è utile in fase durante l'uso del sistema. La serie F contiene la documentazione, quindi lasciando selezionata questa impostazione installeremo sul sistema tutta la documentazione disponibile sul DVD. In caso di carenza di spazio, questa serie potrebbe essere deselezionata. Poniamo di non voler installare, anche per accelerare l'installazione, di voler installare questa serie di pacchetti, quindi deselezioniamo la quinta riga. I sorgenti del kernel servono in alcuni casi per l'installazione software, quindi conviene in questo caso lasciarli. KDE è l'ambiente grafico che vogliamo utilizzare, quindi lo lasciamo selezionato. In più installiamo la serie KDE-I, che sta per internazionalizzazione di KDE, perché vogliamo il supporto alla lingua italiana, quindi, che potrebbe essere installato dopo, ma tanto vale farlo subito. E quindi installiamo anche il supporto per la lingua italiana. Le librerie di sistema sono obbligatorie, gli strumenti networking, se la macchina deve lavorare in rete, sono obbligatori. La serie T contiene degli strumenti utilizzati generalmente in ambito universitario e di ricerca per la redazione di documenti scientifici, in particolare il sistema TeX. In questo caso, supponiamo non ci serva, lo deselezioniamo. Il sistema TCL è un sistema di linguaggio di programmazione che possiamo lasciare perché a volte alcune applicazioni utilizzano questo linguaggio. L'insieme X di pacchetti contiene tutti i pacchetti, tutto il software necessario alla gestione del server grafico, quindi alla visualizzazione dell'interfaccia grafica di sistema, e quindi va mantenuto in un sistema desktop mentre in un sistema server non sarà installato, mentre il pacchetto XAP è l'insieme delle applicazioni sviluppate per X, che può essere mantenuto in questo caso. Il pacchetto Y contiene dei giochi che possiamo ad esempio deselezionare per risparmiare un po' di tempo e di spazio su disco. E a questo punto, ripercorrendo l'intera lista, possiamo controllare quali pacchetti, quali serie installare o non installare, e quindi procedere con OK nel caso in cui vogliamo confermare le nostre scelte, piuttosto che correggerne alcune e poi successivamente proseguire. In realtà questo non è l'unico livello di selezione che si presenta, perché adesso vedremo le opzioni successive in cui si può andare ancora di più nel dettaglio, anche se normalmente non conviene per motivi di tempo. Quindi adesso io confermerò OK e andrò alla fase successiva. Fase successiva mi si chiede se voglio installare tutti, opzione full, voglio installare tutte le serie selezionate. Come vedete, Patrick la raccomanda questa opzione perché è molto veloce. Se invece si va su opzioni di personalizzazione dell'installazione, si dovrà mettere in conto di impiegare parecchio tempo per selezionare in modo fine
tutti i singoli pacchetti anziché a livello di gruppo come abbiamo già fatto prima. Quindi selezionare pacchetto per pacchetto ciò che va installato e ciò che non va installato. È una personalizzazione molto spinta del sistema che normalmente non si fa, ma che in alcuni casi può essere utile e quindi il programma di setup lo permette. E mio sconsiglio, specie in fase di apprendimento, di utilizzare queste altre opzioni che siano diverse da full, in quanto poi si perde moltissimo tempo a selezionare i pacchetti, di cui molti dei quali, peraltro, in fase di apprendimento, dei quali non si conosce il significato e quindi diciamo, con rischi di malfunzionamento del sistema per diciamo, incompetenza di personalizzazione dell'installazione. Quindi scegliendo una serie di pacchetti, secondo quella macro suddivisione che abbiamo visto prima, secondo le serie Unix, A, L, eccetera, e impostando adesso full, si va diciamo, a realizzare un sistema intrinsecamente coerente. Quindi procediamo confermando l'opzione full. A questo punto il sistema, il programma di setup inizia l'installazione. La copia dei pacchetti, vedete, adesso sta copiando la serie A e fa scorrere, no, in background tutta la descrizione di tutti i pacchetti che man mano va installando, dando anche delle informazioni rapide. Ovviamente su un sistema veloce quale quello odierno non è possibile leggere, queste informazioni potranno essere facilmente poi ritrovate nel sistema di produzione installato, in quanto il sistema Slackware è completamente documentato con file di testo immediatamente leggibili e quindi tutte queste descrizioni saranno disponibili nel seguito. Ecco, prenderà un po' di tempo, un paio di decine di minuti, 10, 15, 20 minuti, a seconda della velocità del lettore DVD e della macchina, questa installazione. I pacchetti sono, i programmi sono tutti precompilati, in questo caso stiamo facendo un'installazione a 32 bit, quindi precompilati per processori della serie 486, 586, eccetera, 32 bit, e quindi saranno installati e resi attivi in modo coerente su un sistema coerente. Nel sistema di produzione. Ecco, a questo punto io sospenderei e lascerei il sistema continuare l'installazione e riprenderei in una fase successiva quando saremo al termine di questa fase, che è in questo caso completamente automatica, avendo scelto l'impostazione full, quindi il programma di setup procede autonomamente all'installazione di tutti i pacchetti delle serie selezionate. Alla fine di questo dovremo effettuare un ulteriore sforzo di configurazione del sistema passando alcuni parametri, quali la configurazione di rete, mouse, modem e quant'altro. Ecco, vedete, ha già esaurito la serie A e adesso inizia la serie AP, dove sono le applicazioni base di Linux e quindi andrà avanti. Io adesso sospendo il filmato e vi rimando alla quarta parte quando sarà completata questa fase di copia automatica dei pacchetti da noi selezionati.